Dal 25 al 27 ottobre arriva a Grosseto Fiere la prima edizione di Italian Taste Experience, un evento organizzato da Artex con il supporto della Regione Toscana, dedicato alle produzioni di nicchie di altissima qualità del settore agroalimentare. Ospiti un centinaio di aziende provenienti da tutta Italia che racconteranno l'eccellenza a tavola. Vino, birre artigianali, distillati e liquori, olio, salumi, formaggi, pasta, pasticceria, farine di grani antichi, marmellate, miele, funghi, tartufi e molti altri prodotti saranno presentati in una grande vetrina ad operatori provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti. Noi siamo consapevoli di avere grandi eccellenze, storie ed esperienze di impresa straordinarie che però a volte hanno fatica a saldarsi con i mercati. È un problema perché le linee di continuità che portano dalla produzione al consumo spesso passano attraverso la grande distribuzione e non è forse quello il percorso che è più cucito addosso a questo tipo di eccellenze. E allora noi dobbiamo metterle in vetrina, dobbiamo legarle al mercato, dobbiamo consentire alle tante storie particolari di avere un mercato più globale rispetto all'attualità. Obiettivo di Italian Taste Experience è quello di accendere i riflettori su quelle specificità produttive locali che con il loro legame con il territorio reinventano una tradizione secolare e sono un forte elemento di attrattiva per i buyer internazionali e nazionali. La provincia grossetana in particolare sarà rappresentata da 65 aziende del territorio. Venerdì 25 ottobre la Kermesse aprirà i battenti solo agli operatori del settore, rappresentanti di catene di negozi, ristoranti, catene alberghiere, gastronomie, supermercati, piattaforme e-commerce e stampa specializzata. Sabato 26 e domenica 27, dalle 10 alle 18, la manifestazione entra nel vivo ed offrirà al pubblico una ricca programmazione di eventi, è proprio il caso di dirlo, per tutti i gusti. Durante la 3 giorni, oltre a ospitare 30 buyer provenienti da tutta Europa con una presenza significativa della Germania ma anche della Russia, ci saranno sempre degli show cooking che riguarderanno, saranno realizzati dai cuochi maremmani, iniziative realizzate dall'Accademia del Tartufo, realizzate dall'Accademia della Birra, quindi sarà sempre particolarmente animato, saranno presenti tanti ragazzi delle scuole, saranno presenti ragazzi dell'Istituto Alberghiero.